Allora, questo spiego anche perché ho il FEZ. Questo è il primo di una serie di video che intendo fare sulle missioni tributarie. Cioè, il nostro lavoro non è solamente un ufficio. A volte, quando i clienti sono grossi, c'è bisogno da parte nostra di un'attenzione particolare. Quindi dobbiamo andare sul campo a incontrare il cliente, guardare il problema da vicino e, per esempio, coinvolgere anche, che so, studi locali, tributari locali. Io sono andato in Turchia questa volta perché c'era un cliente che aveva un grosso problema con il governo, che aveva fatto un mezzo pasticcio. Cioè, aveva fatto un investimento e il governo non voleva più che questo cliente riportasse i soldi a casa. Quindi non solo lui, insomma tutti gli stranieri non potevano riportare i soldi a casa. Quindi dovevamo fare in modo di riportare questi soldi in Italia, di riportare questi soldi in valuta forte in Italia. E quindi vediamo come abbiamo risolto. Io sono qui in Turchia perché praticamente è successo tutto, diciamo, partiamo dal 2013, quando Erdogan sale al potere e praticamente sale al potere insieme agli islamisti, gli integralisti. Ebbene, il buon Erdogan comincia a fare una politica inflazionistica che parte più o meno dal 2016, e questa politica inflazionistica serve per fare una serie di spese pazze, come per esempio costruire un palazzo di marmo nei pressi di Ankara. Vabbè, comunque questo qua va avanti a spendere soldi. Come fa questa politica inflazionistica? Comincia a emettere valuta, comincia a stampare moneta, ok? Comincia a stampare un sacco di moneta e quindi l'inflazione comincia a salire. Arriviamo nell'ottobre 2018 e l'inflazione raggiunge il 25%. Ora, al 25% di inflazione significa che il reddito di un turco è più basso del 25%, significa che può comprare il 25% di cose in meno. Cioè, come se tu guadagni 1500 euro e ti ritrovi in tasca 1100 euro, di un terzo più basso. Il problema è che in Turchia non c'è divisione tra banca centrale e governo, per cui quando il Ministero del Tesoro decide di stampare più moneta, la banca centrale si mette sugli attenti e stampa moneta, cosa che non può accadere in Europa, per esempio. Vabbè, comunque ci interessa relativamente. Il signor Erdogan comincia a stampare moneta, si arriva quindi all'ottobre 2018, qualcuno gli fa capire che sta esagerando e quindi portano i tassi di interesse al 25%. Nell'arco di un anno i tassi di interesse riescono a buttare giù l'inflazione fino al 10%, che sarebbe il tasso normale per la Turchia, ok? Per i paesi emergenti in genere è molto alta l'inflazione, quindi il 10% è normale, quindi ritorna in condizione normale. Ora, io perché sto qui? Perché quando l'inflazione era al 25% è successa una cosa, che la lira turca si è svalutata enormemente rispetto al dollaro e all'euro, per cui tutti gli asset denominati in lira turca, titoli azionari, beni immobiliari, si sono svalutati notevolmente e quindi un sacco di stranieri hanno cominciato a comprare asset denominati in lira turca perché si erano deprezzati notevolmente. Quindi che succede? Succede poi che nell'ottobre 2019, che sarebbe adesso, l'inflazione torna al 10% e questi investitori stranieri vogliono liquidare l'investimento, vogliono portare a casa l'investimento, vogliono appunto liquidare l'investimento. Allora che succede? Il governo turco si è spaventato, perché che cosa succede? Succede che se io liquido l'investimento ributto sul mercato un sacco di lire turche, perché io quando liquido l'investimento lo converto in valuta forte, in euro, e ributto sul mercato un sacco di lire turche, quindi portando di nuovo verso l'alto l'inflazione, ok? Per cui il governo si è spaventato di questa cosa e quale grandiosa idea gli è venuta in mente? Quella di varare una normativa contro la libera circolazione dei capitali, cioè nessuno più può riportare l'investimento fuori dalla Turchia. Per cui adesso è pieno e stracolmo di investitori stranieri che vorrebbero portare l'investimento di nuovo. È pieno di investitori stranieri che vorrebbero portare l'investimento di nuovo fuori dalla Turchia e non possono farlo.
perché c'è questa normativa contro la libera circolazione dei capitali. Allora, scusatemi, c'era un taxi che suonava come un dannato, perché qui sono pazzi completamente, non riusciva a passare, allora doveva informare tutti che non riusciva a passare. Vabbè. Comunque, cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare noi adesso è aiutare questo grosso investitore italiano che ci ha contattati a riportare fuori dalla Turchia questi soldi, che in questo momento sono denominati lire turche, vorrebbe riportarli in Italia in euro. Sono in una banca turca e dobbiamo trovare il modo per riportarli in Italia. Quindi sono qui a incontrare diversi commercialisti e tributaristi turchi che ci aiuteranno in questa impresa, in questa grande intrapresa. Allora, come abbiamo visto, il cliente non riusciva a portare i soldi indietro in Italia. Questa di bloccare i capitali è una misura abbastanza comune in questi paesi, lo fanno spesso perché combinano guai e poi si ritrovano nella situazione in cui devono bloccare i capitali. Quindi sappiamo che lo fanno, l'abbiamo visto altre volte. La cosa importante da sapere è che non possono mai esagerare troppo, perché poi sono paesi che vivono nel mondo, nel contesto internazionale, non possono esagerare. E quindi ci sono sempre delle scappatoie. In questo caso il governo turco aveva stabilito che gli individui, le persone fisiche che facevano investimenti, non potevano riportare soldi a casa per importi superiori a 100.000 euro. Quindi se facevano un investimento superiore a 100.000 euro, non potevano riportare, poi liquidarlo e riportarlo a casa. Quindi c'erano due soluzioni davanti a noi: o trovavamo dei prestanome, quindi riducevamo l'investimento in piccole entità, oppure costituivamo una società, perché si parla appunto di persone fisiche nella normativa turca, non di società. Comunque, insieme ai consulenti turchi, perché poi ci siamo dovuti avvalere di consulenti turchi perché la legge è scritta in turco, abbiamo risolto il problema e abbiamo reso felice il cliente. Io mi sono divertito molto, devo dire la verità, quindi spero di fare altri video, diciamo, di missioni sul campo, e spero di farli anche meglio, più approfonditi, con qualche altro particolare. Spero vi siate divertiti anche voi. Ciao!